I pasticciotti presentano il Tangram. La leggenda narra che in Cina un monaco donò ad un suo discepolo un quadrato di porcellana e un pennello, dicendogli di viaggiare e di dipingere sulla porcellana le bellezze che avrebbe incontrato nel suo cammino. Il discepolo, emozionato, lasciò cadere il quadrato, che si ruppe in 7 pezzi. Nel tentativo di ricomporre il quadrato, formò tantissime figure riconducibili al mondo attorno a sé. Capì da questo che non aveva più bisogno di viaggiare, perché quei 7 frammenti della tavoletta gli bastavano per rappresentare tutte le bellezze del mondo. Così nacque il gioco del Tangram, conosciuto anche come le 7 pietre di saggezza, perché si diceva che la padronanza di questo gioco fosse la chiave per ottenere la sapienza e il talento. Il gioco è costituito da una tavoletta quadrata formata da 7 figure geometriche che per l'esattezza sono 5 triangoli, di cui 2 grandi, 1 medio e 2 piccoli. Un quadrato e un parallelogramma, ossia un quadrilatero con i lati opposti paralleli. Lo scopo del gioco è quello di formare figure di senso compiuto usando tutti e 7 i pezzi della tavoletta senza sovrapporne nessuno. E ora che ne dite di realizzare un tangram? Vi serve solo un cartoncino bianco quadrato e una forbice. Piegate il quadrato in diagonale in modo da ottenere 2 grandi triangoli che poi taglierete con le forbici. Prendete uno dei 2 triangoli, piegatelo a metà e poi tagliate lungo la piegatura. Questi sono i primi 2 pezzi del tangram. Ora prendete l'altro triangolo grande e piegate l'angolo retto sul lato opposto. E poi tagliate. Così otterrete un quadrilatero e un triangolo. Prendete il quadrilatero, piegatelo a metà e tagliate. In questo modo avete ottenuto altri 2 quadrilateri. Prendetene uno e piegatelo in modo da sovrapporre l'angolo acuto a un angolo retto. E poi tagliate. Avete ottenuto un quadrato e un triangolo piccolo. Ora prendete la parte rimasta e piegatela in modo da far coincidere l'angolo retto con l'angolo ottuso e poi tagliate. Otterrete un altro triangolo piccolo e un altro quadrilatero. Ecco qui pronto il nostro tangram. Colorate ogni pezzo su entrambi i lati con colori diversi. Adesso proviamo a costruire tante figure. Siete pronti? Ecco un gatto. Questo invece è un cigno. Questa è chiaramente una casa. E questo? Potrebbe sembrare una ballerina, vero? E infine, ecco un lungo serpente con la lingua biforcuta. Il tangram è perfetto per stimolare l'immaginazione e la creatività, grazie ai vari pezzi che lo compongono,
che possono essere sapientemente assemblati in diverse forme, realizzando così figure di ogni genere. Provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare un mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.